Poi mi ha presa a calci mentre i pugni colpivano la testa e il viso. Ho denunciato, ho raccontato tutto. La cosa più bella in assoluto per me è avere mio figlio accanto, sano e salvo. Coltivo la speranza e il sogno di una vita nuova. Più di un convegno, più di numeri e dati, pagine di vita, perché dietro a ogni cifra c'è una storia di solitudine, di violenza, di paura. I casi di violenza di genere sono in aumento e al centro di Pescara Nanche si rivolgono donne anche da fuori provincia. Se i casi di violenza sulle donne sono in aumento, è anche vero che lo sono però le richieste di aiuto. Il centro antiviolenza Nanche, braccio operativo del comune di Pescara, ha fornito oggi i dati e le attività messe in campo già sui banchi di scuola. Anna Teresa Murolo, coordinatrice Nanche. Allora, per quanto riguarda i dati che abbiamo raccolto a partire dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022, quindi sono recentissimi, abbiamo registrato sicuramente un aumento rispetto alle donne che contattano il centro per la prima volta, perché parliamo di 288 solamente di chiamate. La differenza sostanziale sta nel fatto che di queste 288 solamente 157 cominciano veramente il percorso di uscita dalla violenza e il numero è aumentato, non di tantissimo, però comunque registriamo un aumento. Per quanto riguarda la fascia di età invece è sempre il range 40-49 quello che è più preponderante. Quest'anno abbiamo registrato invece un piccolo aumento rispetto alla fascia di età 50-59 che si rivolge al centro antiviolenza. Ci sono, prosegue, anche giovanissime, ma in minor numero, perseguitate dagli ex o con problemi in famiglia. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Dobbiamo sensibilizzare innanzitutto gli uomini per un rapporto diverso con le donne. Per questo noi abbiamo creato il centro di aiuto maltrattanti, cioè coloro che capiscono che si comportano male e vogliono un aiuto da parte delle istituzioni. Noi glielo diamo e lo facciamo convintamente. Presidente, concretamente, una donna che abbia bisogno, a chi può rivolgersi? Allora, abbiamo il 1522, che è il numero verde antiviolenza, attivo H24 e multilingue. Poi ci sono i numeri del centro antiviolenza Nanche, attraverso i canali social oppure il centralino dell'associazione. E domani, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, a Pescara al Teatro Circus alle 21, una serata spettacolo con Irene Grandi, la partecipazione di Alda Deusagno, Luca Pompei e Tiziana Di Tonno. La direzione artistica e la conduzione è affidata a Paola De Simone.